centro della città è Piazza Sant'Agostino, sulla quale si affacciano palazzi signorili e la chiesa di Sant'Agostino. Con la facciata ottocentesca, ma d'impronta gotica, più volte trasformata nell'interno, la chiesa conserva il portale rinascimentale attribuito ad Amedeo da Settignano. Tra le significative facciate della piazza, spicca sul lato settentrionale la casa detta delle Meridiane, coperta da affreschi che inglobano tre meridiane solari, con le ore italiane, di Francia e di Babilonia, ciclo datato al 1557. Lungo la centrale via Valobra spiccano inoltre la chiesa di San Rocco, opera dell'architetto ducale Francesco Lanfranchi del 1668, la rinascimentale Casa Cavassa e la collegiata dei Santi Pietro e Paolo. L'edificio di struttura gotica, fondato nel 1492 e consacrato nel 1514, è ricchissimo di opere d'arte. In capo alla navata destra sorge la Cappella dell'Immacolata Concezione, dedicata alla Madonna Miracolosa, a cui si rivolsero i voti della città negli episodi di pestilenza del 1522 e del 1630. La statua dei primi decenni del Seicento è dell'artista operante ad Asti Michele Enatem ed è al centro di una sentita partecipazione religiosa, soprattutto in occasione della solenne processione dell'8 dicembre.